questo super caramellato, tzatziki, questa bianca, al fine di stimolare la mia fantasia. Ah, c'è scritto cetrioli, cetriolo. E lo mangi! Pioggia di crunch, di muesli crunch. Buongiorno e buon lunedì. Questa mattina colazione con un super mega comfort food, porridge di avena con banana, cannella e burro di mandorle. Secondo me la combinazione banana, cannella, burro di mandorle e avena ha qualcosa di magico, almeno per me. Quindi adesso come si fa? Porridge super basic. Prendo una banana e un pezzo lo schiaccio dentro un pentolino. Ok. Più la banana matura meglio è, più risulterà dolce. Quindi resa a poltiglia la banana, una bacca di vaniglia, quindi dopo aver messo la banana schiacciata con la vaniglia aggiungo i fiocchi di avena e infine aggiungo del latte di mandorla, che è proprio quello che faccio io in casa. Voilà, una spolverata di cannella e adesso metto sul fuoco, faccio sobbollire il tutto e faccio asciugare i liquidi praticamente. Nel frattempo preparo la banana, praticamente la taglio a rondelle, la metto in un pentolino, padellino, con una spolverata di cannella. E adesso anche questa la metto sul fuoco. Così è anche il modo in cui ho fatto le mele caramellate nella cannella nel video scorso. Sono pronte in pochi minuti e guardate che effetto. A parte il profumo che si sprigiona in cucina, ma guardate l'effetto super caramellato. Ah, deliziose, grazie. Quando si è abbastanza rappreso, aggiungo dell'albume. Per la versione vegana potete aggiungere delle proteine in polvere, ad esempio io uso quelle della soia, o dello yogurt vegetale, quello di soia ad esempio. Io oggi voglio usare gli albumi, e mi raccomando, per non farlo diventare una frittata, whisk. Sono dimenticata di aggiungere i semi di chia. Quando ha raggiunto la consistenza che desiderata, a me piace bello denso, è pronto. Io, per avere una consistenza più cremosa, ci aggiungo un cucchiaio di yogurt greco, così alla fine. E chiudo tutto con un bel swirl di burro di mandorle. E voilà! La prelibatezza del giorno è pronta! Per me questo è comfort food a livelli stratosferici. Sì, siamo ancora in situazione tavolino, ma oggi in teoria arriva quello nuovo e in questo weekend è anche arrivata un nuovo regalino che mi sono fatta, il trapiede. Ho anche aggiunto dei semi di canapa. Hashtag gusto terra. Tan, 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 tan. Bello, le sedie già pronte, bello. Ecco, è già sporco. No. Posso sedermi ad altezza umano. Ora il puff non sarà più dispensabile. Bella. No, adesso lasci stare la rete fuori e facciamo il tavolo. Tavolo! Tavolo montato! Finito! Finalmente si può pranzare! E guarda il mio pranzo, vada là. Ah, che bella luce che c'è qui.
Oggi per pranzo abbiamo couscous con ceci, avrei potuto farli speziati ma non avevo voglia. Zucchine alla griglia con un pochino di timo, perché ieri all'Esse Lunga abbiamo comprato la piantina e adesso la uso come insaporitore. Pomodorini che abbiamo preso sabato al mercato centrale, cioè praticamente siamo andati a casa con 8 kg di pomodorini e sono buonissimi, e feta. Pranzo colorato, adesso faccio la foto perché qui è perfetta, che culo. Finalmente essere suite qua al tavolo significa che ci si può passare le cose dal buco. Yeah! Acqua. Qui dietro è ancora disastro perché adesso attendiamo la credenza e una libreria, ma la consegna è data a luglio, quindi... Sarà via dal mare apposta per lei. Mi sa. Questo è alto per i miei piatti. Ho appena ricevuto il pacco da parte di L'Orto di Barbieri. Praticamente, se avete seguito il mio ultimo vlog, vi raccontavo di come non trovavo più tanta gioia e excitement nel mangiare ciò che mi cucino io. In realtà, dopo aver letto i vostri commenti, sono arrivata alla conclusione che a me piace ciò che cucino e mi piace come mangio, ma il problema è che in questi ultimi mesi ho sempre mangiato le stesse cose, soprattutto cucinate sempre nello stesso modo. Questo l'ho vissuto principalmente quando eravamo su in montagna, perché facevamo una grandissima spesa che ci durava almeno 2 settimane, però gli alimenti erano sempre gli stessi e li facevamo girare, ok, però anche il modo di cucinarli e prepararli era sempre lo stesso, non avendo il frullatore, non avendo il forno, eccetera, quindi sempre verdure saltate in padella. E vi dico che anche solo cuocere le zucchine al forno con un po' di timo, un po' di erbe, ti cambia totalmente. Quindi, al fine di promuovere questa variazione nel mio parco alimentare, non mangiare sempre le stesse cose, perché compro sempre le stesse cose, non si è perfetti, mi è arrivato questo pacco da parte di L'Orto di Barbieri, che sono tutte frutta e verdura del loro orto di super stagione. L'idea è quella di avere alimenti che solitamente non comprerei, alimenti che non so nemmeno come si cucinano, come si utilizzano, al fine di stimolare la mia fantasia. Quindi non ho idea di che cosa ci sia qui dentro, lo scopriamo. Ah, vedi? Io questa non la compro mai. Insalata riccia, buona. Radicchio. Radicchio, io ho un rapporto amore e odio. Jimmy lo ama, io lo trovo troppo amaro, però ecco, tipo questo. Che cos'è? Ah, c'è scritto cetrioli. Cetriolo. Wow. Al supermercato si trovano altri tipi di cetrioli. Frigitelli! Buoni! Ma non so come si cucinano, vedi? Vedi, sono già... Oh, questo io so che cosa sono. Dimmi che sono le... Sì! Ragazzi, queste sono le fragole più buone che io abbia mai assaggiato. Cioè, sanno di fragole, sanno di... sono speciali. Che belle! Ok, allora, qui c'è un trittico di melanzane. Questa è quella solita, normale. Poi c'è questa tonda spettacolo. Poi questa più striata. E poi, ragazzi, questa bianca. Ma che figata è! Wow! Bellissimo! Ah, caramelle! Albicocche. E infine...
zucchine, zucchine bianche e verdi. Io adoro le zucchine bianche, soprattutto mangiate crude, secondo me sono buonissime. Quindi questo è un modo alternativo che ho pensato per risvegliare il mio palato, oltre a tutti i consigli che mi avete dato. E basta. Oggi sono la mattina qua a lavorare e poi nel pomeriggio, anzi no, per pranzo vado dalla Vale perché lavoriamo insieme. Portiamo avanti un progetto, cerchiamo di sviluppare un progetto e lo scoprirete a breve. Comunque ho un sacco di novità e nel prossimo vlog ve le racconterò, cioè una in particolare, e poi con calma tutte. Pranzo di oggi dalla Vale, pre-giornata di lavoro, branzino, insalata, cracker e proviamo questa maionese, no, scusa, cos'è? Senape. Senape, è in tedesco, non capisco. Senape media, piccante, senza zucchero, giusto? Esatto, senza zucchero. Quindi ingredienti sono... Sempre in tedesco, eh? C'è in inglese. Acqua minerale, semi di mostarda e aceto. Yes. Siete in bilico sui cracker. Fitness. Sembra maionese. Sì, sì, è buonissimo. Cioè, è super profumata poi. È forte. Era cretina. Cioè, io gliel'avevo detto che era forte, però lei non mi ascolta. Cioè, è bella piccantina. Piccantina. Buona, è buona. Cioè, è... È da diluire. Da diluire con lo yogurt... Anche se la metti nell'insalata, un po' di olio extravergine d'oliva. Sì, un litro d'acqua per diluirla. Adesso la Vale dice, aggiungo del succo di limone. Lei tira fuori il limone. Sì. Io ti avrei tirato fuori il... So esattamente cosa avresti fatto. Lo so. Vabbè, dai. Vogliamo bere lo stesso. Però ho comprato dei limoni al supermercato. È pure bio. Molto perché bene. Così ci posso mangiare la buccia, giusto? Hai preso quelle foglie? Sono più buone. Ok. Questo è lo step successivo. Con calma. Next step. Bell'abbinamento. Ho bisogno di chiederti una cosa, ok? Molto seria. Ma tu, ogni volta, rimetti il mio spazzolino? Sì. Perché hai paura che io non lo cambi e utilizzi il tuo? No, però... Perché ogni volta... Lamentati! Ma non capisco, mi sento stupido, cioè... Ma dopo tutto! Necessariamente, in realtà, perché so che se c'è altro momento ti farebbe fatica di metterlo. Che stronza. Buongiorno, ho appena finito di preparare una ricetta per un lavoro e praticamente adesso mi ritrovo il cibo che ho preparato. La bellezza di fare foto del cibo è poterlo mangiare dopo. Questa è una salsa tzatziki fatta con cetriolo e aglio grattugiato, un po' di succo di limone, della menta, ci sarebbe dovuto andare l'aneto, ma io non l'ho trovato, all'Esselunga non c'è, e sale, pepe e ovviamente yogurt, tutto mescolato, e questa erbetta che vedete sopra è la barba del finocchio che tutti buttano, anch'io molto spesso, però in realtà è molto aromatica ed è buonissima. Insieme a questo oggi... Sono in modalità gourmet in questo periodo perché mi sto proprio impegnando a variare di più e a divertirmi di più in cucina, cosa che nell'ultimo periodo avevo lasciato un po' andare ed era la noia che mi... Ma io posso in ogni video avere te che mi giri per casa nudo? Però io non posso sapere se stai facendo un selfie o la ripresa. Prima eri inquadrata sul forno, ho detto tanto inquadra il forno. Adesso mi stavo per girare, ma tu... Vabbè. La gioia di stare al quinto piano, con nessuno davanti. E comunque, oggi ho deciso anche di cuocere le patate dolci a pasta arancione. Invece che al cartoccio come al solito le ho fatte a barchetta e alcune anche a patatina, insomma adesso voglio vedere quale mi ispira di più, però insomma questo, e poi in realtà di
tipo proteina principale, contorno, eccetera, mi faccio semplicemente delle uova sbattute, perché arrivi a un certo punto dopo che hai passato troppo tempo a cucinare che non hai più voglia di cucinare, quindi qualunque cosa, purché sia veloce. Pranzo super arancione, senza tante verdure, ma le patate dolci sono piene di fibre, quindi vabbè, non avevo voglia e mi sono dimenticata. E adesso salsa tzatziki, un bel dollop. Oddio che buona che è. Non so perché io lo vedo molto buio, però certo che io con la maglia di Sailor Moon, tu Simba, potremmo andare in giro così, io Sailor Moon, tu Simba, ci prendono per matti, ci internano, no? Se passiamo davanti al negozio di Walt Disney ci sta che ci prendano a lavorare lì. Cena di questa sera con insalata di pollo e avocado, che è sotto tutto. Poi la salsa tzatziki che è rimasta, le patatine che sono rimaste. E ho fatto queste tigelle. Praticamente ho fatto l'impasto con farina di quinoa e yogurt, mescolati con bicarbonato e sale. Praticamente si uniscono in una ciotola e piano piano si mescolano e andandoci a lavorare a lungo si crea un panetto morbido che poi ho lasciato riposare in frigo e semplicemente questa sera ho steso e cotto in padella. Questo è il risultato finale, adesso vi faccio vedere. L'ho un pochino bruciacchiato a un certo punto, però questo è il risultato finale dei mini paninetti, che in teoria l'idea sarebbe questa. Spezzati un po' di ostia. No, guarda. Li apri a metà, fai sacca. Dammi un cucchiaio o dammi la forchetta. Guarda, fai la sacca, metti la salsina, tieni, grazie. Grazie. E lo mangi! Cioè, spettacolo! Siamo giunti al termine di questo video, vi vorrei salutare, siamo un po' storti in questo momento, ma va bene, siete in bilico sulla caraffa dell'acqua. E vi lascio facendovi vedere questa che ho appena preparato, una specie di granola. C'è guardato. È deliziosa. Ve ne parlerò presto su Instagram e filmerò anche la ricetta. Sono ancora in una fase di testing, questa mi piace ma devo migliorare un pochino di cose, quindi appena l'avrò perfezionata vi condividerò tutto, state tranquilli, e insomma bisogna fare le cose fatte per bene e basta. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, per il prossimo vlog ho un grande, per me almeno, annuncio, quindi non perdetevelo e basta, noi ci vediamo nel prossimo video. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Grazie a tutti, ciao ciao! Ragazzi, allora, la Silvia mi ha detto di provare questo crunch che ha fatto lei. Ora, io l'ho già provato, però, visto che il taste test l'ha fatto bene, facciamolo. Una bomba, è veramente una bomba. Spesso e volentieri a me le cose della Silvia non piacciono perché abbiamo dei gusti un po' diversi, ma questa è una bomba. Grande Silvi, facciamo un bis.
però solo di questo. Buono, davvero davvero buono, madonna. Ho il problema di non mangiarne troppo. Voilà. Pioggia di crunch, di muesli crunch, che poi le noci non so che noci sono, noci di macadamia, non lo so. Sono abituato a fare i video selfie, va bene, eccolo. Che belli che ho. Tipo, stasera ci sta bene anche sul gelato. Ora, visto che io sono drogato di questa roba, mi rode il fatto che me l'abbia fatta solo ora Silvia. Mi sa che passerà delle nottate a fare muesli. Muesli come se non ci fossero domani. Ah, pioggia di muesli!